Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa lezione domenicale. Non mi ricordo più a che numero sono arrivato, credo oltre 260, ma non ho guardato esattamente il numero di questa lezione, che comunque verterà ancora sulla ricerca di queste benedettissime armonie perdute. Ma no, alla fine non sono perdute, perché voglio dire, è facile anche poi peraltro ritrovarle, quand'anche si perdano. Vuole essere una specie di air training questa lezione, così come la precedente, cioè cercare di capire, ascoltato un brano, che cosa succede dopo quello che è l'accordo principale. L'altra volta abbiamo visto tutti i brani che cominciavano con un Do maggiore e che vedevano quindi poi lo sviluppo e l'inserimento di altri accordi. Oggi vediamo quello che succede, ma in tonalità minore. Prendiamo come riferimento il La minore, naturalmente. Semplice e immediato. E immediatamente andiamo alla tastiera. Allora, eccoci qui al nostro La minore. Mi sono segnato un po' di situazioni possibili, e devo dire che anche in minore sono veramente tante, quindi andiamo subito a vederle prima di perdere tempo. Allora, direi che il passaggio che proprio non può creare dubbi, deve proprio entrarvi bene nella testa, così come nel maggiore, anche nel minore, è il rapporto tra il centro tonale e la sua dominante. Siamo in La minore, la dominante della minore è il Mi settima. Gli stornelli, per esempio, sono pieni di questi passaggi. La minore, Mi. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Qui proprio canzone di De André, dove proprio non è l'unica peraltro, dove c'è proprio questa alternanza anche è continua, la, mi, la, e quindi questo passaggio veramente deve essere praticamente quasi impossibile non riconoscerlo. Ma io ho segnato anche, per esempio, senti che bel passaggio, che bel movimento, secondo, quinto, primo. Sì, semidiminuito, Mi e La minore. Ma in buona sostanza all'inizio ho Insensitive, inizia anch'esso con in realtà è un Sol diesis diminuito, ma sappiamo bene che un Sol diesis diminuito può diventare tranquillamente un Mi con la settima nona bemolle, non cambia quasi nulla. E sempre di Mi parliamo, quindi La minore e Mi, la sua dominante. Un altro passaggio veramente cardine e che dobbiamo riconoscere immediatamente, lo sentiamo, è il passaggio tra il primo grado, il La minore, e il suo quarto grado. Questo. Sia esso minore che maggiore. Adesso vediamo il passaggio tra il La minore e il Re minore, caratterizzato per esempio da una valanga di canzoni che poi vedono tutta una progressione di quarte. Vedrai che passerà, forse non sarà domani, ancora un semi diminuito e un Mi. Quante volte troviamo questa progressione, secondo, quinto, primo, in musica, una cosa incredibile. Vedrai, ma potrebbe essere e proprio un classico di questi movimenti, ma non solo,
perché non è detto che dopo il re minore debba essere necessariamente il sol, ma è importante che noi cogliamo questo passaggio. La minore, re minore. Così come è importante, ed è abbastanza simile, è cogliere la minore e la minore e re maggiore. Questo dà ancora un più senso di apertura, questo la maggiore, questo re maggiore. Oye como va, il ritmo bueno pa vosa, July. Come va di Santana, proprio c'è questa alternanza, addirittura tutto il brano si fonde in pratica sull'alternanza di queste due armonie, primo grado, quarto grado, questa volta però maggiore, la minore, re maggiore. Che cosa mi sono insegnato ancora a proposito di questo? Ah sì, certamente questo passaggio la minore re maggiore in Arthur Stim non è in tonalità, qui non siamo in tonalità di la minore in re, in realtà si parte da un secondo grado, perché centro tonale sol, però noi dobbiamo riconoscere, visto che il primo accordo del brano è proprio la minore, dobbiamo comunque riconoscere che da la siamo passati a re, comunque da un secondo grado al quarto grado, alla fine è quello, da un primo grado, pardon, intendo dire, uno che ascolta questo brano qua, sente questa successione, pensa che siamo in la minore, abbiamo fatto un movimento primo quarto, invece nella realtà, come dicevo, è un movimento secondo quinto primo, perché il brano è in sol. Poi modulo in mi, ma in quel momento siamo in sol e quindi la, ma capite bene che il passaggio tra il la e il re deve essere percepito comunque, sia che noi si sia in la minore, sia che questo debba essere considerato il secondo grado di un'altra tonalità, quindi in questo caso il sol. Allora, abbiamo detto la minore, la ma minore e mi maggiore la sua dominante, ma la dominante può essere, può trovarsi anche nella sua modalità minore, vale a dire noi incontriamo un la minore e a seguire questo accordo, un mi minore. Sensazione di grande tristezza, perché dopo un accordo che è già minore ne segue un altro minore. Nei Giardini di Marzo di Battisti abbiamo proprio la presenza, dopo il la minore, di questo mi minore suonato con il sol al basso. Ecco, questo non deve ingannare, non è un sol. Ma è un mi minore con il sol al basso. Un altro esempio di, può essere la cura, per esempio. Ancora, e anche in questo caso abbiamo la terza al basso, ma è sempre un passaggio la minore mi minore. Battiato avrebbe potuto suonarla anche così, perché ha messo quel sol semplicemente perché il basso va a scendere per i gradi congiunti, la, essendoci dopo il mi minore un fa. Quindi un altro che mi sono segnato
We Are the Champions, e mi ricordi più perché l'ho segnata, non mi ricordo più perché l'ho segnata, ma perché evidentemente c'è certo, la strofa proprio. Poi nella realtà il brano modula in re, ma se preso in la minore, e non so quale sia al solito la tonalità originale di We Are the Champions dei Queen, all'inizio c'è proprio questa alternanza. Che non è questa. L'accordo non è maggiore, non è un accordo di dominante, è un accordo minore. Ma sempre posto sul quinto grado. Bene, andiamo avanti e vediamo cosa succede quando incontriamo dopo un La minore, per esempio, un Sol. Questa mi è venuta in mente adesso, ma è... Noi, noi, no, noi, noi, no. Di Battisti, ma... Ancora c'è, per esempio, la stessa Via di Claudio Baglioni, propone questa alternanza. La mia sigaretta brilla rossa, insieme a luci di periferia, o anche Una giornata uggiosa di Battisti. Ma che sapore ha una giornata uggiosa, che sapore ha una vita mal spesa. Primi accordi, proprio fra l'altro anche questo brano qua ripete sempre le stesse armonie, quindi propone sempre La minore Sol. La minore Sol, ma il Sol potrebbe essere anche minore. Qui i casi sono piuttosto rari, perché il Sol minore non è un accordo armonizzato sulla scala di Do, perché sappiamo che il La minore comunque è figlio del Do. Ma possiamo trovare, per esempio, qui mi sono segnato Oggi sono io di Alex Britti, perché in questo passaggio mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Eccoci qua, perché è facile provarci, insomma, senza andare a letto, ma non me ne frega niente. È chiaro che viene sfruttato questo Sol minore per creare la solita 2, 5, 1. Anche in Oggi sono io di Alex Britti. Una cosa più interessante avviene, per esempio, in Centro di gravità permanente, ancora di Battiato. Una vecchia bretone. Centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Qui avviene quello che è successo prima nel brano, qual era? Cosa ho detto prima? Mi ricordo neanche più. Un brano in sostanza che non è nella tonalità di La minore, assieme a Arthur Stim. Ecco, qui avviene un po' la stessa cosa. Una vecchia bretone, cioè è vero il passaggio tra il La minore, il Sol è quasi sempre maggiore, stavolta invece il passaggio è tra il La minore e il Sol minore. Una vecchia bretone di bambù. In realtà il brano è in Re minore, in Re maggiore. Nella strofa, perché poi va in Sol. Cerco un centro di gravità permanente, eccetera eccetera, però c'è questo passaggio La minore Sol minore. Bene, abbiamo detto La minore Sol maggiore, Sol minore. Vediamo che cosa succede quando andiamo in Fa.
passaggio che si sente molto spesso quando siamo in tonalità di La minore. Sono cose della vita, fanno paese un po' così. Classico esempio, ma le canzoni qui veramente si sprecano. Io cosa ho messo ancora su di noi? Nemmeno una favola su di noi, nemmeno una su di noi. Nemmeno un interessante però questo brano qua, perché inizia di noi, nemmeno una nuvola in La minore, vai, c'è il passaggio appunto sul Fa. Tu di noi, si va su questo Mi minore che sembrerebbe appartenere ancora alla tonalità di La minore, invece è pure già modulato. Perché nella realtà poi si va in Re, in Sol. Il brano si sviluppa in Mi minore, su di noi. Ma il passaggio tra il La minore e il Fa è Laura non c'è. Anzi, adesso avevo la tonalità del minore. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa tua. Te che sei là. Guardate le parole, perché sto dicendo delle cose, delle castronerie inascoltabili. Ma in Laura non c'è, che di cui ho appena fatto il tutorial, c'è il passaggio proprio, le prime due armonie sono un La minore, e questa volta siamo veramente in La minore. Lo so per certo, perché ho appena fatto il tutorial appunto. Laura non c'è, è andata via. Va bene, poi qui il Fa è settima maggiore, ma il passaggio è quello. È il passaggio che dobbiamo percepire, questo Fa. Non sono accordi contigui, qui abbiamo un intervallo di terza maggiore tra il Fa e il La, ma va percepito quando si ascolta un brano che tam, bam, presenta questo primo accordo minore e questo accordo seguente maggiore, dobbiamo percepire che va Sol Fa. Ed è evidente che non andiamo in questo caso, un po' il trucchetto a usare per il riconoscimento dei bassi è quello, vi ho sempre detto, di canticchiarvi la scala. Se io canticchio la scala di La minore naturale, La si do re mi fa, e arrivo sul Fa. Il Fa però se scendiamo è più vicino, quindi La Sol Fa, eccolo qua. Quindi è bene avere ben presente, esercitarsi magari anche sul cantare le scale in senso ascendente ma anche discendente, perché se io sono in Do devo andare su un Si semi diminuito, non faccio, se voglio scoprire nel basso, Do Re Mi Fa Sol La Si, e sì, appena è subito lì Do Si, farò il ragionamento in senso discendente, Do Si Mi La, ecco qua. Do Fa abbiamo detto. Cosa ci rimane ancora da vedere? Perché è un po' mischiata, ecco perché mi sto facendo fatica a trovare. Questo è ben detto, questo è ben detto. Ah beh, ecco, certo. Il figlio del Do che va a trovare suo papà, il La minore va dal Do. E sentite subito da questi accordi che faccio un brano famosissimo. Di qui non so manco mezza parola. Forse ho anche sbagliato. È The House of the Rising Sun, presenta proprio queste armonie. La minore, Do. Anche questo deve essere di facile percezione, perché poi alla fine sappiamo bene che uno è il relativo minore dell'altro, quindi oltretutto è detto tante volte anche questo, l'accordo di La minore ha in comune due note con quella di Do maggiore, il Do e il Mi, quindi
dobbiamo averla chiara questa percezione. Dal La siamo andati in Do. Ma dai vestiti inzuppati, dai da 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 i colori, mi spiace da morire, sai, da 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 da. Dove andiamo adesso? In Comunque bella di Battisti c'è un'alternanza di La minore Do, ma poi da 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 fa. L'uomo è felice a perdere fiato e poi, che belle canzoni che ha scritto quell'uomo lì, da una ripetata, ma comunque bella. Va in Do maggiore, ma comincia con possiamo anche mettere un sol volendo di passaggio. Siccome poi andiamo in Fa, possiamo mettere un sol di passaggio anche qui. Tra il Do e l'A abbiamo messo sempre un sol, ma con il Si al basso. Adesso possiamo sempre mettere un sol stavolta. Non lo intenderemo come un sol, perché vorrebbe dire fare questo passaggio. Semplicemente suoniamo un sol al basso, lo intenderemo come un La minore con il sol al basso, un La minore settima. Certo, molto spesso gli accordi non sono sempre sotto forma di triade. Molto spesso c'è la terza al basso, molto spesso c'è la quinta al basso, come abbiamo visto proprio in questo passaggio. Se vado a suonare questo, è un La minore settima, quindi ha la settima al basso. Ma questo viene con l'allenamento, l'esercizio, tanto ascolto. Allora, dalla La minore possiamo andare in Si bemolle. Tra gli altri, E questo è il classico esempio di quella che viene detta, una sesta napoletana. In Uomini e Soli succede questo, per esempio, di Pooh. È buono perché sono dei diversi, nel senso. Dai da 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 da. Perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, attenzione, e perché non fosse un uomo vero. Qui c'è stato proprio questo passaggio. La minore Si bemolle, la scala napoletana che presenta proprio il secondo grado abbassato. In caso di siamo in La, è un Si bemolle. Ma per esempio anche in Resta con me di Moore, di Gragnaniella, per esempio, c'è questo passaggio. Da da da, come si fa? Da 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 da. Non per niente è un brano, è napoletano. Però avete visto che anche i Puni hanno usufruito di questo passaggio. Abbiamo detto La minore Si bemolle. Ma si può andare, per esempio, anche in Si. Per esempio, in Tu sì una cosa grande. Dimmi come vuoi bene. Dimmi
qui il Si è con il La al basso, ma è un Si. E poi si va anche qui su Mi minore con la terza al basso. Addirittura ha giocato con la nona, la settima maggiore di Mi. Bellissima questa canzone, mi viene voglia di fare un tutorial. Bellissimo. La, quindi minore, e Si, il suo secondo grado maggiore. Il Si può essere ovviamente anche semidiminuito. È presente quasi senz'altro questa formula, al solito una cadenza, una progressione secondo, quinto, primo. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche la voglia di dormire. Deluso. In Vedrai, vedrai, che abbiamo già citato prima in quanto nell'inciso c'è Vedrai, vedrai, c'è il passaggio dalla minore a Re minore, ma nella strofa quando la sera hanno torno a casa, credo che dicano così le parole, ripeto, sono veramente penose per quanto riguarda le liriche delle canzoni. E c'è questo passaggio, la Si semidiminuito e poi si va sul Mi dominante del nostro La minore. Ma possiamo anche incontrare lo stesso La, cioè dalla minore passare, restare in pratica in La, ma il La si traveste, si prende altre forme, altre specie, per esempio un La undicesimo. Toccasse a me, prendermi cura dei giorni tuoi, svegliati con un caffè, e vado ad andare na na da da, da 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 da. Magari ancora, se te ti conoscessi, ma non mi negheresti due ali. Chissà, può aspettare te domani, poi domani, poi domani. Da 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 da. Ecco qui per esempio siamo passati, cosa che non ho detto e non mi sono neanche scritto, in magari c'è oltretutto questo passaggio, viene suonato anche questo accordo con la terza al basso, ma trattasi di un Fa minore, quindi passaggio tra il La minore e il Fa minore. Magari, ma in buona sostanza questo è un altro passaggio, ma all'inizio c'è stato un La minore alternato a un La undicesimo. Il La può assumere anche la forma di minore settima maggiore. Sappiamo che Michel non è in La minore, non è neanche in La maggiore, non si sa in che tonalità esattamente sia questo brano. No, è in Fa, ma non si sa se è Fa minore o un Fa maggiore. Visto in Là però Michel presenta, ma non è l'unico brano che Feeling, Nothing More Than Feeling, presenta proprio l'alternanza all'inizio di un La minore e poi di un La minore sì, ma con la settima maggiore, ma ancora anche in Tussina cosa grande, Tussina cosa grande, bam, bam.
All'inizio c'è proprio, anzi, intussi una cosa grande e mi viene sempre più voglia di fare un tutorial di sta roba. Madonio, non so con quanta cognizione di causa, ma inizia il brano con un La minore, settima maggiore. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa l'amore. Chiaro che il brano ha una intro, adesso non ricordo perché oltretutto sono state fatte molte versioni, ce n'è una bellissima di Gigi Finizio, e quindi il brano è in La minore, nel senso io posso fare un intro che fa così. Tu sei una cosa grande per me, e quindi il passaggio La minore settima maggiore, si sente. E poi noi dobbiamo percepire che cosa? Che il basso resta lì, come prima in magari, no? E magari va un undicesimo, qui abbiamo la settima maggiore, ma il pedale di là c'è, anche dopo quando l'accordo è un accordo di La minore settima. E qui addirittura è un Fa diesis semidiminuito, alto passaggio. Possiamo trovare dopo la minore, la tonalità minore è veramente di una versatilità straordinaria. E questo passaggio lo possiamo intendere anche nella stessa feeling, piuttosto che, come ho detto, tu sia una cosa grande, ma sono tanti, Michel appunto. E comunque questo è un passaggio alla minore, Fa diesis semidiminuito, suonato con il La al basso. Quindi lo prenderemo così. Fa diesis Do Mi, basso di La. E poi generalmente si va in Fa o in Re minore. Nothing more than feeling alone. Allora direi di chiudere, sì, perché non ho altre cose da dire, altri passaggi che si possono trovare, anche perché voglio dire, anche questo è un passaggio, no? La minore mi bemolle, ci saranno anche brani che presentano questo passaggio. Io non l'ho inserito perché è un passaggio, ma anche questo, piuttosto che, non parliamo se dalla minore andiamo in Fa diesis, andiamo veramente in una tonalità lontanissima, da un parente proprio che sta in Australia, non so dove, perché voglio dire, si sente anche, no? Se io vado a suonare un accordo di La minore e a seguire un Fa diesis, mamma mia, si capisce, si percepisce chiaramente, così se io suono un Do diesis, no? La minore non ha alterazioni, Fa diesis a 6 diesis, Do diesis ne ha 7 addirittura, è evidente che siano tonalità molto lontane dalla minore, quindi anche i passaggi, La minore, Fa diesis, Do diesis, Mi bemolle, si incontrano veramente di rado, che si può incontrare sempre in veste di La però, e con questo concludo, è il La minore sesta. Estate. Siamo in La minore, adesso andiamo qua, un po' in lattica, un La minore sesta non è molto diversa dalla situazione di prima, intenderlo come un Fa diesis semidiminuito, perché un La sesta, andiamolo ad analizzare, La, Do, Mi, Fa diesis.
non fa, perché la sesta si intende maggiore quando siamo in tonalità minore, perché se noi andassimo a suonare la sesta minore, cioè il fa, questa non è più la minore, questo è un fa con la terza al basso, visto con la terza al basso, suonato nel suo secondo rivolto. L'accordo di la minore sesta prevede l'inserimento del fa diesis, eccolo qua, che altro non è che rivoltato un accordo di fa diesis semidiminuito. Quindi lo si può intendere anche come un fa diesis semidiminuito con basso di la, però è più comodo, è più semplice, è più immediato dire la minore sesta. Ma quanti brani presentano la sesta? Adesso a me mi è venuto in mente Estate, è un passaggio veramente molto sentito e riconosciuto. Ecco, diciamo riconosciuto, e con questo concludo questo tutorial domenicale, che tra il ridere e lo scherzare è arrivato quasi a 40 minuti, e quindi riconoscere è alla base. Mi ripeto perché mi dovete scusare, ma magari non tutti, anzi vorrei ben vedere che fosse così, hanno visto tutte le mie 250, 300, ma ho perso il conto, 260 e passa lezioni, quindi a volte mi vedo costretto a ripetermi, rivelandomi monotono per taluni, ma invece per qualcun altro può essere una cosa nuova. Il riconoscimento delle armonie. Quando noi ascoltiamo un brano, sì, possiamo anche farlo mentre giriamo risotto o siamo a fare altre cose, che non dico perché, ma lì sono momenti di rilassamento, di relax, in cui uno ascolta la musica. E certo, la musica è anche fonte di relax lei medesima, e quindi molto spesso ci si lascia abbandonare all'ascolto della musica, e chiaramente quello che poi resta più impresso di una canzone è sicuramente la melodia, che voglio dire, in una canzone poi c'è un testo legato alla melodia, quindi è di facile riconoscimento, quantomeno di facile memorizzazione. Il discorso dell'armonia non è tanto un discorso di memorizzazione, la memorizzazione deve arrivare dopo. Il primo step è quello del riconoscimento. E qui casca l'asino, perché non è facile riconoscere, ma un po' seguendo i bassi, un po' a istinto, cercando di percepire la sensazione che dà un accordo seguito da un altro accordo. E come vi ho detto, è quella sensazione lì e basta, nessun altro accordo potrà darla allo stesso modo, ne darà un'altra. Quindi l'una cosa unita all'altra, unita all'esercizio, all'allenamento, all'abitudine a fare questo, ecco, vorrei porre l'accento su questa parola, abitudine, cioè dovete prendere proprio l'abitudine, se volete fare, suonare la musica come la suono io, senza l'ausilio di supporti pentagrammati o anche semplicemente delle sigle, abituarvi a fare questo, perché se voi ascoltate la musica, ne godete la sua bellezza e finisce lì, questa cosa non la potete mai mettere in atto. Invece bisogna anche, non solamente, io lo faccio sempre, per me infatti è quasi a volte uno stress ascoltare musica, perché io cerco sempre di capire quali sono le armonie, e quindi questo tipo di abitudine poi diventa che cosa? Un esercizio alla fine, che porta a riconoscere le armonie sempre più in fretta e poi a mettersi al piano ed essere in grado di suonare la canzone che si è ascoltati e che ci piace. Bene, amici carissimi, finisce qui questa seconda parte alla ricerca dell'armonia perduta. Il Tino vi ringrazia innanzitutto, vi saluta, vi augura buona domenica e a presto con il Tino Carogati.